vedo una bella mappa. Adesso è fin troppo facile, no? Dire se qualcuno di voi volesse riguardare quella bella mail che io vi ho mandato a tutti domenica e capire che probabilmente non era così campato per aria, no? Quel concetto per cui c'era una serie di titoli che tra l'altro quasi tutti stavano tra quelli migliori, sì, sicuramente il migliore c'era, che la Saipem nella seduta di ieri, e credo che oggi capiti a fagiolo il buon Pietro Di Lorenzo, perché noi avremo un'apertura a rialzo, Pietro, e io ho la sensazione, e lo voglio dire ad alta voce, no? Intanto andiamo a vedere se qui abbiamo, allora abbiamo Campari e Generali nello spread più, andiamo a mettercele subito, perché c'è una situazione molto interessante, secondo me, anche dal punto di vista di quelle che sono le cose che si possono imparare insieme, cioè sulle quali si può ragionare insieme. Diciamo che la situazione è una situazione un po' particolare. Diciamo che la situazione è una situazione un po' particolare perché noi abbiamo visto nella seduta di ieri un momento assolutamente interessante, cioè quando tutto il mercato all'unisono è andato a rialzo. Era una situazione per il grande numero di titoli che erano coinvolti, che ci si poteva attendere, era una chiamata valida e andremo a vedere, secondo me, come potrebbe continuare ad evolversi questa situazione stessa. Andiamo a vedere se ci sono titoli su cui c'è qualche imbalance feroce che magari sta trattenendo alcuni titoli dal rimbalzare ulteriormente. Abbiamo un imbalance da oltre 80.000 euro, lo vediamo qui su Mediobanca, adesso è addirittura andato aumentando. Nexi invece molto sostenuta, Eni, virgola, diciamo, nel senso che sono denari non troppo eclatanti quelli che vediamo. Torniamo a vedere se c'è qualcosa, continua a rimanere campare sullo spread più. Vediamo che, come vedete, c'è una situazione che vede l'imbalance positivo e il titolo muoversi con possibilità verso l'alto di addirittura 15 centesimi, 15 tick, che sono veramente, veramente, veramente tanti. Allora, cerchiamo di capire che cosa può succedere in seduta. Mancano ancora 3 minuti all'open. Allora, Eugenio, a te chiedo se vuoi dare un quadro della situazione, anche condividere qualche grafico, se vuoi, in attesa dell'open. Sì, allora devo dire che il recupero di ieri un po' mi ha stupito perché adesso vi faccio vedere la situazione ciclica così capite perché dico che mi ha stupito, perché mi aspettavo una situazione più di lateralità. Questo è il ciclo settimanale sull'Eurostoxx che vale anche per gli altri, vale anche per gli altri indici europei e americani. Dove avevamo una partenza, il 28, una fase laterale. Di solito la prima parte, se lateralizza la prima parte, poi è più probabile che prosegua in lateralità. Invece, proprio nella fase centrale, che di solito è la fase più tranquilla del ciclo, quindi proprio un ciclo completamente parecchio fuori statistica, ha preso a spingere. E quindi ha questa conformazione fuori statistica, il che mi suggerisce che se devo operare, soprattutto in intraday, su base ciclica, è meglio che usi delle altre tecniche, che non usi la base ciclica, perché adesso siamo su situazioni fuori statistica. E questo, anche se non ci fossero le presidenziali USA e anche se non ci fosse successivamente la Fed, che senza un presidente, ricordo, non potrà dire nulla, mi dice, anche se non avessi queste informazioni, che è una situazione di disordine ciclico, ovvero i mercati in questo momento hanno altre forme d'ordine, ma non quella ciclica, cioè sono in mano a un'incertezza notevole. Questo malgrado ci sia un recupero. Questo mi suggerisce, ecco, adesso ve lo faccio vedere scusate, sul mini S&P. Questo malgrado siamo in una fase di moderato recupero, ma la struttura ciclica mi dice che in qualsiasi momento si può ritornare indietro sui propri passi, cioè sui minimi di venerdì, in qualsiasi momento, su qualsiasi mercato.
Questa è la lettura che posso dare. Aggiungo velocemente l'euro-dollaro, altro mercato che mi ha stupito. Scusa, nel frattempo che tu parli dell'euro-dollaro, io riporto di qua che metto in mostra l'open, ma vai pure. Ah, giusto. Vai. No, vai pure. Ah, ok, l'euro-dollaro che aveva iniziato sui minimi del 25, ricordate, 24 settembre minimo importante per l'S&P, 25 per i mercati europei, l'euro-dollaro fa anche lui un minimo importante il 25 di settembre, qua dove parte una fase ciclica, sembra che vada verso una buona spinta e poi in pochi giorni torna sui propri passi. Allora la correzione ci stava, ma non che arrivasse addirittura ai minimi del 25 settembre, che sono dei minimi importanti. Quindi anche sull'euro dollaro c'è una situazione di confusione ciclica. Questo non vuol dire che non ci siano altre forme d'ordine, ma le forme d'ordine che io seguo, che sono quelle legate alle forme, tempo e prezzi, in questo momento non ci sono sui principali mercati. Quindi anche l'euro dollaro è in una situazione di, tra virgolette, caos ciclico, che mi suggerisce grandissima prudenza. Ovvero, se voglio operare, opero con altri criteri, ma non quelli che uso normalmente, che sono quelli ciclici, perché proprio siamo in una fase di disordine ciclico. Allora, nel frattempo è andata in onda l'Open, io ho tenuto anche qui, ho messo adesso il titolo Saipem, che è un po' il titolo simbolo di quello che sta succedendo sul mercato in questi giorni. Allora, c'è un fatto, non ho dubbi che Pietro non sia uno iscritto alla mia newsletter, quindi penso che siccome non lo sia, magari glielo faccio vedere. L'altro giorno io ho mandato una newsletter a tutta la community domenica, dove dicevo, attenzione perché ci sono tanti titoli, a questi si aggiunge A2A, dove come vedi Pietro, si sono creati, diciamo soprattutto con la seduta di venerdì, ma in alcuni casi come Fineco anche già nelle sedute precedenti, dei pattern grafici fortemente rialzisti. E ho detto, ovviamente nessuno può sapere se succederà il rialzo, però i grafici ci raccontano di questa opportunità. E quindi diciamo che ieri non mi sono affatto stupito quando il mercato a un certo punto ha messo il turbo ed è andato verso l'alto, anche perché nella mia testa si faceva strada già diciamo da ieri, ne abbiamo anche parlato un poco con Paolo, della possibilità che i mercati potessero vivere una fase di rimbalzo semplicemente basata su questo aspetto. Lo ribadisco perché questo concetto è tuttora valido e perché la situazione attuale non credo che debba farci, come dire, improvvisamente pensare che è tornato il toro in borsa, no, semplicemente vedo questo aspetto. Diciamo, se noi prendiamo un grafico dell'indice italiano, dico dell'indice perché così come dire, abbiamo la situazione più neutra possibile, ok? Se noi prendiamo un grafico dell'indice italiano, vediamo che chiunque abbia agito, tra virgolette, sul ribasso in generale sul mercato italiano, da parecchio tempo si sia trovato già con la seduta di venerdì, diciamo così, in un contesto comunque che ci indicava che fino a quel momento il mercato era andato via tranquillamente a ribasso da tempo importante, già da agosto. Come dire, non potevi capitare, Pietro, in un giorno più indicato, perché in effetti, ragionando su quello che è il Big Short Hunter, cioè il servizio che tu offri, che consente di monitorare le posizioni short, non è difficile vedere che c'è stato un incremento in generale delle posizioni short, specie su alcuni titoli, quindi molto mirate, del nostro settore. Però, da quello che si può vedere, e il pattern, come si vede qui, c'è stato anche sull'indice, perché quello che è avvenuto tra ieri e oggi è proprio un pattern, scusate, tra venerdì e ieri, è proprio un pattern rialzista, diciamo così, un pattern di reazione, è un pattern reversal, come si dice, ok? Ora però vi faccio fare mente locale su questi aspetti, e cioè sul fatto che siccome c'è l'incombenza di una serie di eventi, tra virgolette, epocali per certi versi, e ovviamente nessuno sa prima cosa può succedere dopo, nessuno ha l'idea esattamente di come andrà a finire, possiamo facilmente immaginarci che chi, diciamo così, avesse delle posizioni ribassiste, in essere, potrebbe aver fatto una cosa semplice, una cosa che fa molto di più, come dire, che è più facile capire se si ragiona in questo modo. Ho visto molte volte effettuare dei sondaggi del tipo: preferiresti 1.000 euro oggi
o 1.010 euro dopo domani, ne ho visto uno di recente. E la risposta clamorosa è che tanti hanno detto 1.000 euro oggi, 10 euro dopo domani non me ne frega niente, dammene 1.000 subito. Ecco, siccome impera questo tipo di ragionamento, è abbastanza normale che quando uno ha un guadagno importante e va nell'imminenza di una cosa che, per carità, potrebbe anche spingere i mercati più a ribasso e con essi magari i suoi guadagni, ma tant'è, la prudenza, giustamente, e l'atteggiamento legato al fatto che si tratta di investimenti potrebbe portare a fare una cosa molto banale, cioè a monetizzare i guadagni. Ecco, quello che mi sembra possa essere successo è che dopo un po' di giorni in cui l'accelerazione ribassista si era fatta tra l'altro ben più significativa, ok, allora ecco che potrebbero essere scattate delle ricoperture. Che cosa mi fa pensare che queste due sedute a rialzo possano essere state di ricoperture? Alcuni concetti. Prima di tutto, questi concetti sono che i rialzi di solito, quando sono rialzi buoni, avvengono in una maniera molto regolare, lineare e anche lenta. Perché? Perché se ci pensate, tutti noi quando andiamo a rialzo tendiamo a comprare sempre col braccino, cioè possibilmente se siamo tra il denaro e la lettera e dobbiamo comprare, siamo più attenti a risparmiare il centesimino mettendoci in denaro per farci colpire piuttosto che andare a prendere direttamente dalla lettera. Questa situazione c'è di solito quando si entra in posizione, non c'è quando si esce dalla posizione, perché di solito quando uno esce dalla posizione è un po' animato, no? Dice devo vendere, e ci si prova magari a mettersi lettera, se mi prendono il prezzo scivola, dice no ma perché, boom, e si butta dentro, si vende senza riguardo alla fine, specie quando c'è panico. Quindi i movimenti amplificati, quelli dove il mercato fa performance più significative anche in un tempo più veloce, sono quelli di quando si vende, cioè di quando si chiudono le posizioni. Ecco, questo tipo di atteggiamento di chiudere la posizione ce l'ha anche lo shortista quando, non quando vende, ma quando va a comprare, quindi quando chiude la posizione. E allora la prima cosa che mi viene in mente è: guardate queste due candele, somigliano di più alle tipiche candele rialziste quando il mercato consolida o sono più simili alle candele ribassiste che capitano ogni tanto? Chiediamolo a chi ci segue. Tre, se pensate che siano più simili alle candele ribassiste. Quattro, se pensate che siano più simili alle candele rialziste di un trend sano. Ho la sensazione che la maggior parte di voi voterà tre, cioè Stefano, vediamo solo perché potrebbe esserci qualche problema di riproduzione. Lo ricordiamo, se qualcuno di voi avesse problemi con la riproduzione, è molto facile, diciamo così, switchare da un canale all'altro, siamo in onda su tanti tanti canali differenti. Allora, detto questo, quindi, che cosa succede? Succede che noi siamo qui, facciamo un sondaggio diverso e chiediamo a Stefano se si vede, se la se trasmissione si vede, è si in sente. Onda. Perché poi normalmente c'è sempre quello con il Nokia 3310 che riceve un po' pixelato e ci fa bloccare 1500 persone. Che no, però Stefano... No, è una battuta. Okay. No. Allora, ok, dovrebbe allora, essere risolto. Una cosa importante per tutte le persone a casa. L'Italia purtroppo e tristemente è in semi-lockdown. Come a marzo, da qualche giorno, pensate solo alle decine di migliaia di studenti delle superiori collegate da casa in tutta Italia, proprio a partire dalle 8:30. Quindi c'è una situazione di sovraccarico delle linee e bisogna avere un pochino di pazienza. Quindi è chiaro che nel momento in cui siamo su 9 diversi social si può provare ad andare su un altro, si può provare a cambiare device, quindi invece del Nokia Communicator possiamo provare col sembra Motorola. Che tutto, sembra Stefano che tutto sia tornato come sempre, e vorrei, grazie anche di avere spiegato questa cosa. No, vorrei esatto, andare... è molto importante in questi giorni anche da parte vostra e del pubblico di avere pazienza. Certo, c'è un problema infrastrutturale enorme. Improvvisamente tutti di nuovo utilizzano internet, noi ovviamente utilizziamo bande professionali. Diciamo, bande professionali ovviamente, quindi non dovremmo soffrire, però può darsi che ci siano dei problemi proprio sulla fruizione più che altro. Va bene, allora torniamo sulla parte clou. Questo è il pattern rialzista. Queste due candele verdi somigliano più a queste candele rosse, lo vedete qui,
tipo questo, no? E quindi cosa sono? Sono figlie, sono causate da qualcuno che non sta aprendo posizioni, altrimenti sarebbe guardingo, attento al centesimo. È qualcuno che sta chiudendo posizioni e quando lo fa brutalmente, perché il suo scopo è fare il più in fretta possibile, portare a casa più soldi possibile. Quali sono le due caratteristiche delle candele che denotano la differenza tra uno short covering, quindi quello che io penso sia successo qui, e un rialzo? La dimensione delle candele, il fatto che la chiusura sia molto vicina al, diciamo, al massimo di giornata, e seguendo, diciamo così, la seduta di borsa, una buona accelerazione soprattutto nella seconda parte di giornata. Perché? Perché pian piano che quelli che chiudono le posizioni si scavalcano, il primo che è partito ha fatto meglio degli altri, diciamo che poi gli altri vanno dietro e si arrampicano e si scavalcano e si corrono dietro, esattamente come voi avete visto, purtroppo, a vostro discapito, quando c'è il panico nelle vendite e voi avete i titoli in acquisto. Ecco, qui c'è il panic buying, no? Legato a queste ricoperture. Che tassello però mi manca da questo punto di vista? Lo vado a chiedere a Pietro Di Lorenzo, e cioè, Pietro, tutta questa mia bella teoria trova in qualche modo un po' di riscontro nel tuo servizio? Lo scopriremo anche oggi, perché noi siamo fermi ancora, e c'è ancora, diciamo, alla seduta di ieri che si riferiva a venerdì. C'è praticamente qualcosa che tu pensi sia in atto da questo punto di vista, per quella che è la tua esperienza? A te, Pietro, aiutaci a capire e condividi lo schermo per mostrare lo stato attuale. Sì, allora di nuovo buongiorno. Anzitutto voglio dire che io sono assolutamente iscritto alla tua newsletter, ma è arrivato in un momento troppo delicato per leggerla. Se ti ricordi, domenica a quell'ora non ti stavo... Ti ricordo, col Sassuolo, vabbè, ma... Ma sei stato castigato da due pere proprio così. Ma il Sassuolo ha la maglia a strisce, mi sembra nerazzurre, no? Adesso non vorrei sbagliarci. Cioè, ormai però ogni tanto quando ti sintonizzi l'azzurro va nel verde, ma è un effetto ottico, non preoccuparti. Vabbè, ormai sei contento proprio per induzione, per delle cose che... Vabbè. E ho visto anche l'Inter, non è che ha giocato un granché, ma un campionato strano questo qua. L'Inter, non ho fatto caso. È rimosso. Mi sembra che noi facciamo solo la Champions e stasera giochiamo col Madrid, ma domani potrei negarlo secondo il risultato. Ci aspetto una bella nottata, stanotte fra le elezioni americane, la Champions, insomma, non ci si annoia. Detto ciò, chiaramente non riesco a condividere il mojo, sotto non credo sia un problema mio ma di Skype, perché io pigio in maniera disciplinata il bottone, ma aspetto un attimo, se tu ce l'hai magari riesci a mostrarlo tu, quello che io vorrei mostrare che è abbastanza semplice. E aspetta, come stavolta veramente non è per... aspetta, no, forse riesco. Okay. È la sedia nuova che hai, Pietro, è quello, perché ti vedo che c'è la sedia nuova. Eccola qua, con la presidenziale, okay. Per festeggiare le presidenziali. Allora, mi fa molto piacere, Davide, stare oggi insieme, a parte per fare il nostro fuori onda col bollino rosso, ma anche per mostrarti una cosa interessante. Facciamo mente locale, abbiamo parlato spesso di Saipem, io l'ho scritto anche in un articolo oggi, in due parole il titolo era sceso tantissimo e ce lo ricordiamo. Che cosa è successo? Dai minimi del 28 ottobre il titolo ha guadagnato ben il 28%. Pensa, nel giro di tre giorni, tre sedute, sostanzialmente hai guadagnato un quarto del tuo valore. E non stiamo parlando dell'ultimo titolo, sai, con un capitale ridotto, ma stiamo parlando di una blue chips importante. Quindi il movimento che genera qualcosa di così significativo non può che essere sviluppato dalle famose mani forti. Certo. Un recap velocissimo, le mani forti sono sostanzialmente gli investitori istituzionali in grado di comprare almeno lo 0,5% del capitale sociale di una quotata, quindi delle cifre rilevanti. Allora andiamo a vedere che cosa è successo venerdì. Ricordo che queste sono le informazioni pubbliche che vengono pubblicate ogni giorno da Consob, che in qualche modo fotografano l'andamento delle mani forti. Allora, la prima cosa che ci salta all'occhio è che tre investitori che avevano uno short su Saipem hanno deciso di ridurlo, e quindi scopriamo che questo investitore istituzionale, Anderson Global Invested Limited,
ha addirittura deciso di chiudere la posizione short, o meglio, è passata allo 0,50 o 0,48 e quindi di fatto non l'ha chiusa, ma sostanzialmente si è messa nella condizione per la quale da oggi non deve più comunicare che cosa sta facendo, Mi perché sembra il. che attualmente forse dovrà, perché c'è ancora rimasta fino a dicembre la situazione per cui lo deve comunicare comunque, mi pare per lo 01, però in futuro No, non è no, più. in realtà no, Consob questa cosa qua non la c'era, c'era in Ah, pre-lock, l'aveva detta ma non l'ha mai fatta, quindi i dati sono ancora, adesso lui va, diciamo, in lockdown, da domani non ok. Non si vedremo più vedrà questa, più. non si vedrà più. E quindi questo che cosa vuol dire? Che lui di fatto vuole spegnere i fari, no? Non si vuole far più monitorare da noi retail, e questo chiaramente è un'indicazione evidente, così come è evidente come Marshall Wace, che è il più attivo sugli short in Italia, ha d'emblée chiuso un quarto della sua posizione, cioè venerdì lo short è passato dallo 0,84 allo 0,63, così come anche PDT Partners ha ridotto la sua posizione short. Questo che cosa vuol dire? Che sostanzialmente per chi abbia sotto mano un grafico di Cybem è successa una cosa che è molto da manuale, molto interessante, e se voi la guardiamo rapidissimamente insieme. L'apertura di giovedì, guardo un grafico giornaliero, è stata la classica sciacquata. Questa Esatto. qua, non so se vi ricordate, faccio mente locale, il titolo era shortato tantissimo esattamente fino al giorno giovedì in cui erano stati annunciati i numeri. I numeri, riassumendo, fotografavano un trimestre con ben 1 miliardo secco di perdite. Però qual è la differenza fra noi retail e loro? Che sostanzialmente avevano evidentemente anticipato, no, questa notizia, perché questa discesa così violenta, il titolo ricordo valeva 2,74 euro l'8 giugno, è arrivato 1,27 euro, quindi si è più che dimezzato, e se guardiamo da inizio anno stava perdendo il 70%. Insomma, morale della favola, quando sono magicamente scattate le ricoperture, il classico sell on news e sell on rumors e buy on news, cioè proprio il giorno in cui è arrivata la notizia drammatica. E questo, Davide, è una riflessione secondo me interessante da fare, no? Cioè, tutti gli investitori alle prime armi pensano che si compra quando o si vende quando arriva la notizia negativa o si compra quando arriva la notizia positiva. Qui è successo, come sempre succede, esattamente l'opposto. Gli acquisti sono scattati il giovedì sulla notizia drammatica, cioè sulla notizia che Saipem aveva dei numeri pessimi, e da lì in poi non ha fatto che salire. Perché non ha fatto che salire? Perché sostanzialmente le mani forti hanno venduto quando aleggiava nell'aria questa notizia negativa, e hanno comprato esattamente il giorno, o meglio, hanno ricoperto la posizione short esattamente il giorno in cui la notizia è arrivata. Quindi un caso da manuale straordinario, che dimostra tre cose. La prima, come gli investitori istituzionali, come vedi, condizionano in maniera pesante l'andamento dei mercati. La seconda, che il fatto che Saipem sia ancora leader della classifica del net short rank, quindi il titolo più shortato, non vuol dire che Saipem è un titolo che va venduto, perché va interpretata la dinamica con cui sta crescendo o decrescendo lo short. Se lo short decresce, chiaramente è un'indicazione positiva, come quella attuale. Se lo short cresce, è un'indicazione negativa. E quindi il tema è Esatto. che non va guardato il numero, ma va guardato il grafico, cioè va guardata la dinamica con cui si sta sviluppando la crescita o la decrescita degli short. Adesso la curva sta appiattendo e sta iniziando a decrescere, e quindi se continuerà a decrescere, Saipem è un classico titolo da acquistare. Terza considerazione, la sciacquata prima del rialzo. Non so se ti ricordi, Davide, la giornata di giovedì, Certo, pronti. ricordo. Il titolo parte, 9,16 fa una sospensione per eccesso di ribasso stranissima, nel senso che arrivano dei missili giganteschi che lo mandano in sospensione nel giro di pochi secondi, non c'è neanche il tempo di cliccare. Il titolo va in sospensione, riparte 5 minuti dopo e riparte solo con acquisti. Che cosa voglio dire? Che prima di ripartire si sono ben guardati di far scattare tutti gli stop che stavano magicamente sotto al minimo storico di Saipem.
Quindi che cosa fanno questi istituzionali? Sanno che tipicamente l'investitore delle prime armi, stremato da una discesa infinita, mette lo stop, dice non ce la faccio più, adesso metto lo stop sul minimo e così. Quindi che fa? Va a prendersi tutti gli stop e poi magicamente inizia a salire. E quindi questo, insomma, sono tre esempi proprio didattici perfetti di quella che è l'approccio spesso antintuitivo che l'investitore retail deve utilizzare, perché se fa troppo didatticamente succedono i disastri. Quindi se tu avessi seguito le mani forti o andare contro le mani forti, avessi messo uno stop sul minimo, adesso ti sei visto un titolo stoppato giovedì che negli ultimi tre giorni sta guadagnando il 30%. Pensa con che palmo di naso guardi il movimento attuale e pensa che se avessi, diciamo, avuto un'interpretazione più lucida della situazione, probabilmente invece ne avresti tratto beneficio. Guarda, questo è proprio il tipico caso dove quando ti capita questa cosa ti senti proprio gergalmente cornuto e mazziato, diciamo, no? Da questo punto di vista. È proprio quello che dicevi. Però è bello, Davide, se ci pensi, questo è proprio il trading, è l'essenza del trading allo stato. Assolutamente. Vorrei dire però una cosa, in aggiunta a quello, che è questa. Allora, questo è il grafico del FIB, ma mettiamo pure quello di Saipem, quello del FIB è più esemplare. Allora, che cosa succede e come possiamo interpretare questa situazione alla luce del contesto attuale? Allora, la mia esperienza di borsa, ma poi chiedo aiuto anche voi per avere un commento, la mia esperienza di borsa mi dice generalmente che questi tipi di rimbalzi così rapidi tendono a durare due sedute o tre, ma tipicamente a un certo punto della terza seduta c'è un momento in cui questo, come dire, questa corsa alla ricopertura viene meno, ok? Allora, se questo fosse vero, noi oggi siamo nella seduta decisiva, nel senso che non mi stupirei che questa velocità con cui è avvenuto il movimento fosse perché l'obiettivo era portare a termine una ricopertura totale o parziale delle posizioni prima delle elezioni americane. Quindi questa potrebbe essere la seduta in cui questo movimento qui va, diciamo così, ad esaurirsi. Quindi attenzione se con questa seduta, diciamo così, si va ad affievolire l'entità del rimbalzo. Attenzione se c'è un segnale forte di inversione di tendenza. Questo è un segnale forte che non va dimenticato. È fondamentale capire questo perché queste sono le tipiche situazioni del trader, diciamo così, come lo chiamo io, di momentum. Allora, ci sono due situazioni in cui il trader di momentum entra sul mercato: in trend o quando c'è un reverse, un pattern reversal, ok? Questa è la situazione in cui noi siamo attualmente. Ma quando entri in un pattern reversal contro il trend principale, che come si vede qui è ribassista, bisogna essere molto prudenti, perché è facile e veloce poi trasformare un guadagno in una perdita. Quindi questa posizione va assolutamente difesa. Il mio metodo preferito è il trailing stop, cioè io sto guadagnando adesso di quel 28% un 10%, ok, ne proteggo il 9%. Se torno indietro di un 1%, mi spiace, è stato bello, ma basta. E se va a più 11, proteggo il 10 e via dicendo, cioè tipo a un meno 1 dal prezzo corrente mettete lo stop, e se vi prende siate contenti, perché 9 volte su 10 quel tipo di stop vi salva da un ritorno molto più veloce verso il basso. Quindi secondo me l'evoluzione di questo movimento è tale per cui è il classico movimento contro trend che tende ad esaurirsi. E siccome, diciamo, ma è talmente vero quello che si può dire, che addirittura c'è una figura dell'analisi tecnica che si chiama The Three White Soldiers, cioè i tre soldati bianchi, che ci aiuta a capire come spesso questi movimenti sono proprio composti da tre situazioni, cioè da tre candele, da tre movimenti importanti. Il trailing stop, lo dico per chi, come qualcuno che non so, di cui non so il nome, lo scrive nella chat, il trailing stop è uno stop che funziona così, diciamo, ve lo faccio col disegno. Allora, supponiamo di avere comprato a questo livello di prezzo, ok? Supponiamo che dopo avere comprato, che quando compri metti lo stop loss sotto questo minimo, ok? Quando il prezzo arriva qui, tu hai già
questo guadagno, ok? E a quel punto puoi dire, ok, cancello lo stop loss da qui e mi metto lo stop loss a pareggio, ok? Poi quando arrivi qui, allora dici, va bene, allora proteggo il mio guadagno, lo stop loss lo metto qua, ok? E allora adesso che siamo qui, ok, adesso che siamo arrivati qua, lo stop loss magari lo metto qui, cioè lo metto, che ne so, sul prezzo di chiusura di ieri, faccio un esempio, ognuno può avere le sue regole. Come si fa a mettere lo stop loss? È facilissimo, perché diciamo che io ho una serie di ordini, vedete per esempio che c'è quello T che si chiama stop loss ins, cioè inseguimento, cioè trailing. Se io schiaccio la lettera T sulla tastiera e vado qua, adesso lui mi dirà che non ho un quantitativo, esattamente, perché non ho azioni in portafoglio, ma questo è l'ordine stop, cioè io vado a mettere uno stop che se poi il prezzo sale, se il prezzo del titolo sale, lo stop gli va dietro, sale, gli va dietro, scende, sta fermo, sale, sale, nuovo massimo, dietro, nuovo massimo, dietro. Questo è l'effetto del trailing stop, è quello che su Directa si chiama stop loss a inseguimento ed è un ottimo strumento. Allora, Pietro, io credo che stamattina noi abbiamo fatto una spiegazione didattica che dovrebbe valere il prezzo di un biglietto, perché la situazione che noi abbiamo delineato oggi non è frequente, ma è un modo quasi sistematico con cui in borsa si possono guadagnare soldi. Individuare i pattern, come io ho fatto per voi, magari nel weekend, il lunedì andare sul mercato, crederci quando si vede che il mercato si muove e agire, e poi di conserva proteggere le posizioni, supportati dall'idea che potrebbe essere uno short covering per come la dimensione delle candele si muove, verificato con il tool di Pietro che è esattamente così, ok? E poi senza farmi segmentali su chissà la borsa, allora forse vince quello, vince l'altro, si deve salire, no, questa è un'attività di ricopertura proprio di chi sta facendo l'opposto di quello che pensiamo noi. Quelli che si stanno ricoprendo, e oramai è chiaro che è così perché l'abbiamo visto da Pietro, stanno proprio pensando l'opposto di quello che vogliamo prefigurarci noi. Proprio per non fare scommesse inutili sulle elezioni, chiudono prima le posizioni e poi si mettono alla finestra e dopo le elezioni, secondo il risultato e secondo quello che succederà, magari torneranno ad andare short o magari saranno compratori, andranno long, ma solo dopo, quando l'esito sarà chiaro e il mercato avrà espresso la sua sentenza. Nessuno scommette, addirittura pur di non scommettere sono disposti a ricoprirsi anche oggi quando il prezzo è stato molto più basso e continuano a ricoprirsi perché lo sanno che le loro ricoperture comportano dei rialzi importanti, e questa è una situazione assolutamente importante. Allora mettete un bel like al nostro market briefing, mettete un like sulla puntata di oggi, perché quello che abbiamo visto secondo me non ha prezzo dal punto di vista didattico, e per questo ringrazio tantissimo Pietro Di Lorenzo. Posso dire una cosa? E certo, voglio l'opinione di Eugenio. Voglio l'opinione di Eugenio. Allora, d'accordo su quello che dici, voglio solo dire una cosa fondamentale, e sì, lo dico da appartenente alla Fiat, come certo, voi due. Operare sui mercati non vuol dire comprare sui minimi o vendere sui massimi. Non è quello. No. Quello vuol dire buttare via i propri soldi. Se cercate quello, perderete soldi. Il vostro obiettivo è individuare dopo un minimo o dopo un massimo un trend. Quindi Saipem forse, sottolineo forse, sta cambiando un trend di breve periodo, forse, ma se comprate sui minimi è culo, oppure è insider trading, che non è legale, che è un'altra roba. Ma se comprate allora sui minimi e sui massimi è culo. Non cercate questo, non è questo operare sui mercati. Sui mercati è seguire il trend, ricordatevelo. Eugenio, quello che tu dici è che non bisogna cercare di avere comprato qui o, qui, esatto, o qui o qui, ma che dopo che io ho visto questo pattern probabilmente comprerò qui o comprerò qui o comprerò qui o comprerò qui. Questo deve essere chiaro, perché altrimenti a furia di cercare questo, cioè tipicamente qualcuno potrebbe avere comprato questo pensando che fosse il minimo,
Poi dice l'ho fatto e invece no, capite? Cioè è una cosa diversa, ok? Non tentare di comprare perché si arriva sul minimo, ma semplicemente assecondare delle idee che il mercato ci dà. Questo è senz'altro vero. Quello che dice Eugenio è doveroso e va sempre fatto. Ma quando capitano situazioni di questo genere, è chiaro, attenzione, e lo ribadiamo, l'acquisto di Saipem era questo, l'apertura di ieri mattina. Certo. Non era questo minimo, né qua dentro. Qualcuno molto bravo potrebbe avere comprato il superamento di questo massimo già venerdì, però credo più facile individuare questo. E comunque da qui a qui c'è un bel viaggetto, ok? Allora, detto questo, Davide, diciamo posso aggiungere una cosa velocissima? Certo. Così diventa un tema di discussione, se vuoi, anche nella prossima, perché certo. Sennò sembra che noi guardiamo sempre il giornale, facciamo il commento col giornale del giorno dopo, perché c'è una situazione molto diversa, ad esempio su Leonardo. Ho condiviso il monitor, che come vedi è un altro titolo al centro dell'interesse degli speculatori, no? 5,26% del capitale shortato, però guarda la differenza. Su Saipem, vedi, sono scattate le ricoperture, l'abbiamo visto prima, ma guardi invece che cosa è successo venerdì su Leonardo. Nonostante, come dicevi tu giustamente, si avvicina un evento price sensitive che può sparigliare le carte, nonostante questo, venerdì gli investitori, le mani forti, hanno insistito. Hanno sia BlackRock, sia Marshall che Sandbar Asset Management hanno leggermente incrementato lo short. Questo per dire che mentre avrei tenuto volentieri le Saipem overnight, per le ragioni che abbiamo detto, adesso mi sto sbagliando perché Leonardo sta salendo e quindi vedremo oggi se effettivamente sono di copertura o no. Non avrei fatto lo stesso con Leonardo. Perché? Perché in questo caso ho visto che venerdì le mani forti non si sono ricoperte. Quindi, che cosa serve questo strumento? Sostanzialmente a battezzarti se l'overnight è legittimo oppure se è meglio accontentarsi dell'intraday. Quindi su Saipem avrei tenuto overnight, su Leonardo no, per correttezza, però Leonardo in questo momento sta andando su, sta facendo più 3% e quindi sono curioso di vedere oggi alle 16 se effettivamente il movimento di oggi è un movimento innescato dalle mani forti, in questo caso comprerei volentieri, o piuttosto dalle mani piccole e invece rimarrei fuori. Quindi da qui capisci l'importanza di comprendere che cosa stanno facendo gli istituzionali. Bene, molto bene. Pietro, devo dire che davvero questa è una situazione didatticamente ineccepibile e devo dire che l'apporto che ha dato ognuno di noi col suo pezzettino, secondo me denota proprio l'importanza di riuscire a capire che tutto quello che accade in borsa non è per diritto divino, perché lo dice un grafico, no, è il grafico che fotografa una situazione che viene da un'altra parte, in questo caso short covering, ok, in altri casi altre situazioni, e il contesto dei mercati che di solito temono gli eventi che potrebbero spostare gli equilibri e quindi cercano di farsi trovare pronti, di non farsi cogliere impreparati. Per chi è un po' sbilanciato short, non farsi cogliere impreparato significa mettere fieno in cascina, portare a casa delle operazioni e, diciamo, in qualche modo ritrovarsi con un portafoglio più bilanciato nel momento in cui si arriva all'evento clou. Quindi questo credo che sia la cosa più importante da capire. Pietro, con te ci vediamo perché sarai con noi anche domani mattina, quindi sarai uno tra i tantissimi nostri ospiti, alcune sono delle vere e proprie sorprese, qualcuno non lo avete mai visto prima, ma giusto per dirvela tutta abbiamo ospiti da tutto il mondo, quindi seguiteci perché sarà davvero un evento epocale il commento che faremo domani mattina a partire dalle 7, ripeto, con ospiti che arrivano un po' da tutto il mondo per commentare, diciamo, la situazione dei mercati. Quindi grazie Pietro, noi con te ci vediamo domani, grazie mille di essere grazie stato grazie mille, con buona giornata a tutti. Ciao, ciao, ciao. Allora intanto diamo il benvenuto a Salvatore, ciao Salvatore. Buongiorno Davide, buongiorno Eugenio.